E anche quello della paternità biologica o affettiva, questa dicotomia, Genitore già, 1, genitore 2. genitore 1, genitore 2. Perché oggi, appunto, stavamo guardando l'arrivo di Tim Roth, Charlotte Gainsbourg e Michel Franco sul red carpet e c'è passata Chloe Zhao di fianco. Comunque è bruttino Michel Franco, Ah, lui proprio. beh, lui l'ho visto lì in Vabbè, sei un po' macchina, maleducato, vabbè, però. però è un po' bruttino lo è. Dai, facciamo che giudichiamo solo i film. Il film è bruttino anche Ma è lui, bruttino che è quindi. quello. Partiti. Giorno. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Quattro. Quarto appuntamento con i videoblog direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia. Che si apre con un Emanuele letteralmente sconvolto. Sì, sono allucinato perché ho visto un film clamoroso. Ne parliamo domani che lo vede appena. Non dovevo vederlo, poi è uscito dicendo il film migliore della mostra, Sì, magari. per me è E stato. allora sono riuscito a trovare miracolosamente un posto tra 45 minuti in sala d'arte, tra l'altro una gran bella Sì, sala. per me. E vado a vederlo anch'io, ne parliamo domani. Vabbè, dico solo il titolo, anzi, dillo te che me lo so. L'Evenmont in teoria dovrebbero Di chiamarlo. Audrey Diwan, secondo lungometraggio. E boh, ragazzi, ne parliamo domani, ma film. Cita i Dardenne, poi. Clamoroso, clamoroso. Ma invece, ritornando Ai film di cui possiamo di cui parlare. possiamo parlare, inizia dai con. Inizio io, oggi ho visto due film di Orizzonti. Il primo è Amira di Mohamed Diab, regista egiziano, che affronta la spinosa tematica della questione palestinese. Quindi, dopo due film molto politici, uno sulle molestie sessuali e uno sulla primavera araba, sul post primavera araba in Egitto, si sposta appunto in Israele, dovrebbe essere in Israele, per affrontare la questione in modo comunque un po' particolare, perché Amira è il nome della protagonista del film ed è una ragazza figlia, ma poi si vedrà, di un carcerato palestinese, appunto, imprigionato in una delle carceri israeliane. E di una madre che potrebbe avere un passato oscuro. Lei è nata tramite inseminazione artificiale perché il padre era già in carcere quando è nata un'adolescente, la protagonista avrà sui 17-18 anni all'incirca, e quindi è nata con inseminazione artificiale. E si crea tutto un susseguirsi di eventi che poggia proprio su questo tema dell'inseminazione artificiale, di quello che può succedere se le cose non vanno come esattamente previsto, e si affronta innanzitutto di petto la questione politica, appunto spinosissima, la contrapposizione Israele-Palestina, senza retorica, che era qualcosa che in realtà Sì, caratterizzava poteva. forse, sì, poi lui già nel primo film un po' di retorica forse c'era, però Sì, era diciamo, facile scaderci con certo, due coltelli. assolutamente. Sì. Prende più le parti, diciamo, della fazione, così dire, palestinese, però ecco, lo fa con una buona dose di intelligenza e di acume. E tratta quindi questo tema e anche quello della paternità biologica o affettiva, questa dicotomia, Genitore già, 1, genitore 2. genitore 1, genitore 2. Se il genitore 1 non è il genitore biologico, è sempre genitore 1? Chissà, domanda a cui ha cercato di rispondere molti registi, cerca di rispondere anche Diab, ma appunto lo mischia con un argomento ecco, di fortissima attualità, direi. Quindi direi promosso, poi un ottimo uso della camera a mano, il regista ci sa fare, il secondo lungometraggio suo, infatti Clash, tutto girato all'interno di una camionetta di polizia, quindi diciamo che Lo trovate su Mubi o c'è ancora? era su Mubi, Ah, adesso era su forse Mubi. non è più su Mubi, ma diciamo che con la macchina da presa lui e i collaboratori ci sanno fare, e Ok. sfrutta molto molto bene
gli esterni così brulli di della zona. E... Certo, cioè, ci giriamo perché sennò andiamo nelle tenebre di Venezia, della laguna. E quindi promosso, un terzo lungometraggio e promosso anche convincente, questo. Convincente, dai, una conferma. Sì. Come per me, non dico che per me è una conferma, perché di tre film che ha fatto me ne sono piaciuti uno e mezzo. Però il nuovo lungometraggio di Anna Lili Amirpour, esatto. Mona Lisa and the Blood Moon, per me è un film assolutamente da vedere ed è un passo avanti rispetto al deludente e inconcludente The Bad Batch. Kitsch, che tra l'altro aveva vinto il premio della giuria a Venezia quanti anni fa, 3 se non sbaglio, o 4, 2000, non mi ricordo più, neanch'io. Comunque lo trovate su Netflix, The Bad Batch. Sì, non consigliatissimo. No, però. No, assolutamente no, però magari se volete farvi un'idea su, ma sì, su un po' anche quelli che sono le scelte, i temi della regista. Dovete vedere un film con Jim Carrey, Jason Momoa, Keanu Reeves. Guardate. E chi ancora? Sì, insomma, non mi ricordo chi era la protagonista. Una parata di stelle per un film di dubbio gusto. Beh, allora, la regista ha sempre messo all'interno dei suoi due film, in realtà perché ne ha fatti due, tre con questo, una componente politica molto importante o comunque di critica sociale predominante. Qua invece, secondo me, almeno io non l'ho vista, appunto la elimina del tutto per dedicarsi completamente a un cinema di puro intrattenimento, ma che è veramente, per quanto mi riguarda, una bomba, sia nella gestione del ritmo sia in certe soluzioni visive. La storia alla fine si regge su un'unghia ed è quella di una ragazza rinchiusa in un ospedale psichiatrico che ha un potere, senza fare spoiler. Ecco che devo vederlo ancora. Infatti, senza fare spoiler, e tramite questo potere si innescheranno varie vicende e via dicendo. E questo è. Il ritmo è clamoroso. Lei, appunto, come già detto, sceglie... delle soluzioni per rappresentare, vabbè, il potere di questa ragazza, e declinandolo poi anche spesso in chiave comica, quindi si ride molto, la sala continuava a ridere e ci si diverte. Io a Mattia ho detto prima di entrare: guarda, dopo The Bad Batch spero almeno di divertirmi, e mi sono assolutamente divertito, fortunatamente. Una bella sorpresa. E niente, sarà distribuito da Lucky Red, quindi vabbè, poi Mattia lo vede, quando è, domani? Sì, domani alle 8:30 e lo recensisco io. Ecco, che magari a lui non piace, però secondo me è da vedere. No, una regista comunque, con delle buone cartucce, non sempre sparate nella giusta direzione. Però qua secondo me ha fatto centro, anche se ha sacrificato la componente magari più politica e sociale, che poteva rendere ancora più interessante. Qualcuno invece che per me non ha fatto proprio centro, ma invece per Emanuele l'ha fatto, è il nostro Edgar Wright. Sì, io stamattina ho visto Last Night in Show, abbiamo parlato ieri sera, che Mattia ha scritto anche la recensione, la trovate sul sito. Probabilmente sì, domani, sì, in giornata. Sì, beh, se vi vedete domani, quindi sì. E allora, a me, per dirti, mi ha convinto molto la prima parte, e secondo me si trascina un po' nella seconda, quando inizia un po' quella componente orrorifica che va a omaggiare il cinema italiano, e questo forse fa un po' cadere il film, che poteva essere un grandioso film, invece è un buon film, ottimo film. Non eccezionale come poteva essere, però comunque non sono così tiepido come Mattia. Ci sono degli elementi narrativi che appunto sono ricorrenti in molti, molti film, soprattutto magari nel coming of age, quindi esatto. Tutto il discorso della ragazza carina in città, bulli e via dicendo, che è tutta roba già vista, che abbiamo già visto, però ci sono
diciamo, allora io appena adesso, ma magari a te neanche te l'ho detto, durante, dai dai, una bella reaction live, no, dai, durante almeno fino a, appunto, la metà, stavo pensando, cazzo, questo qua è un La La Land in chiave, un incubo in chiave La La Land, diciamo, un incubo dedicato ai folli e sognatori. Questo mi ha vinto. Un altro bacio per uccidere. Ecco, perché appunto c'è questa continua ricerca del vintage, dei bei vecchi tempi, un po' come il personaggio di Ryan Gosling, però dopo si declinerà in... vabbè, senza fare spoiler. Anche perché, come dice il regista e come ho scritto nella recensione, che vuole essere, tra le altre cose, perché vuole essere forse troppe cose in realtà. Ah, ecco, forse sì, sono d'accordo. Ma vuole essere un ammonimento in relazione alla nostalgia, questo romanticizzare per forza il passato e guardare sempre con l'occhio dolce a quello che già è successo. Ah, i miei tempi la musica era migliore. Esatto. Ah, il cinema dei vecchi tempi, la morte del cinema. E invece. Sì. Cerca di fare questo, secondo me tra l'altro non riesce molto bene in questo intento di cercare questo ammonimento. Mi illuminano qua di immenso. Però comunque andate assolutamente a vederlo in sala, no, quando da uscirà. Da vedere in sala senza dubbio, senza perché, dubbio. Perché, vabbè. E sonoro. Sonoro, fotografia. Ineccepibile. Anche le due protagoniste, Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy, funzionali al film, più funzionale Anya Taylor-Joy nel ruolo che ha, invece molto più brava secondo me Thomasin McKenzie. Sì, diciamo proprio come physique du role, ecco, come tutto proprio complementare. Esatto, scelte azzeccatissime di cast. Esatto. E vabbè, io ho visto quindi solo questi due, no, ne ho visti tre, però uno l'ho visto stasera, ne parliamo domani. Te invece ho visto anche True Things di Harry Woodliff, di Orizzonti, giusto? Sempre di Orizzonti, esatto. Dai, giriamo. Regista inglese, al secondo lungometraggio, il primo Only You era un dramma sentimentale ben fatto, con un'estetica un po' tendente all'indie, ecco, camera a mano, molto uso abbastanza, diciamo, intensivo e anche quasi sperimentale di profondità di campo e profondità di fuoco. Non riesce a riconfermarsi, non riesce, un altro dramma sentimentale, ma se nell'esordio la relazione tra la coppia protagonista era, diciamo, segnata dall'evento della sterilità della donna, che quindi dopo generava tutta una riflessione ancora sul concetto di anche di paternità, di maternità, di genitorialità e affini, diciamo anche affrontato in una chiave politica interessante. In quest'ultimo film scompare ogni riflessione extra sentimentale e assistiamo solo a questo continuo rincorrersi, incrociarsi dei due protagonisti, ma non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, tra l'altro, quando il film è finito non me l'aspettavo minimamente, avevo perso un po' la condizione del tempo, un po' per la stanchezza. Sì, però... un po' di noia, stanchezza, sì. Però, no, un film tecnicamente simile a Only You e quindi, diciamo, buono sì, ben fatto, anche se con meno spunti probabilmente, appunto senza nessuno scatto in avanti, nessuna voglia di rinnovarsi un minimo. Ma proprio a livello di tematiche, di sceneggiatura, non ci sia. No, un film che davvero ha poco da dire e non lo dice neanche troppo bene. Sì, lo fa. Vabbè. Peccato perché Only You era piaciuto molto alla critica anglofona. Era piaciuto moderatamente anche a me, ma questo, come già
forse si sentiva, sì, qui sì, alla mostra, non ne parlavano bene, non se ne parlava uno, sì, in realtà è uno dei pochi giusto. Film di cui si parla, ne ho sentito parlare mai, perché alla fine, vabbè, a parte che di Dune, che è un po' polarizzato e via dicendo, alla fine di brutti film, nel senso proprio, certo. Non se ne sono visti, cioè almeno io non ho visto. Buon lavoro dei selezionatori. Esatto, qui è un buon lavoro dei selezionatori. Vedi che qua c'è una ressa, non so cosa, che proiezione c'è stasera. Guarda, non ho idea. In realtà potrebbe essere anche... Cosa? Le Vemont? No, non penso. Era... Perché erano delle prime... Mi sa che domani... Oggi c'era al pomeriggio. Ah, no, certo, domani è il Mona Lisa e The Blood Moon. Magari quella. Può essere. Può essere. Oppure oggi... c'è Aria. Non lo so. No, Aria Ferma. Può essere. Vabbè. Allora, no, raccontiamo la chicca della Chloe. Ah, sì, tra l'altro oggi eravamo. Lì in zona red carpet. Zona red carpet, perché era arrivato. Forse c'era prima di Sundown. Perché magari, oggi sì. Appunto stavamo guardando l'arrivo di Tim Roth, Charlotte Gainsbourg e Michel Franco sul red carpet, e c'è passata Chloe Zhao di fianco proprio. Poi lei, a quanto pare, continua ad andare avanti e indietro da zona red carpet, zona palazzo del casino e l'hotel Excelsior. Sì, sì, sì. Poi lei appunto ha questo modo di vestire estremamente frugale e... Sì, che dici? È uno che si confonde fra tutti. Poi appunto si fa tanto questa tratta da sola, non una faccia particolarmente nota a grande pubblico probabilmente. Sì, sì, sì. E non ha fermato mascherina, nessuno. Ovviamente poi mascherina, appunto. Nessuno l'ha degnata di uno sguardo. Noi l'abbiamo vista passare proprio a un metro. Oscar. Ha detto, ma quella lì è presa, oh? La guardava nessuno e cercavano tutti. Michel Franco, guarda, meglio non dico niente, anche se non ho ancora visto il film, ma non mi attendo molto. Comunque è bruttino Michel Franco, eh. Ah, lui proprio. Lui l'ho visto lì in macchina. Siamo maleducati, però un po' bruttino lo è. Dai, facciamo che giudichiamo solo i film. Il film è bruttino anche lui. Il film è bruttino che è quello. Il film specchio del suo regista. E niente, vabbè, oggi... pochi film per modo di dire, uno in meno del solito, e ci diamo appuntamento domani, assolutamente domani, che tu vedi questo Evermore. Sì, lo vediamo adesso e ne parliamo domani. Io vedo domani, vedo Illusioni perdute di Xavier Giannoli, e la sera vedo Reflection, che che è di Vasjanovic, quello che ha vinto Orizzonti nel 2019, mi sembra, con Atlantis. O 2019 o addirittura 2020, forse, non mi ricordo. Non mi ricordo neanche io, bellissimo film, tra l'altro, sì, sì, sì. Attesa non basta. Mentre io vedo Mona Lisa, sì, The Blood Moon, Sundown purtroppo, e Aria Ferma di Costanzo, che non è piaciuto molto alla nostra Flavia. L'ha lasciata un po' fredda. E quindi vedremo. Vedremo. Dai, allora ci salutiamo e grazie per seguirci. Leggete le recensioni che scriviamo. Leggete, per piacere. Leggete, dai, perché ci impegniamo. Siamo bravi, diciamo, ragazzi. Sì. Cazzate, sì, facciamo un po' così. Facciamo prendere un po' dall'euforia del momento. Però scriviamo per bene. Lì siamo un po' più seri. Sì, qualcosa si spera qualcosa di buono venga fuori. Baciato dalla luce divina, vi salutiamo. Ciao.